Oi, ciao a tutti, Zagare, sono Geo39, siamo qui in questo nuovissimo video su Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha, siamo sulle Wi-Fi Battle. In questo episodio siamo contro Jackie. E io porto un team che non avete ancora visto, un team nuovo, composto da Sableye, Ditto, Venusaur, che è Mega ed è quello che ho usato nelle prime tre battaglie, se ve lo ricordate, Talonflame, Starmie e Gliscor. Mentre il nostro avversario ci porta Venusaur, Conkeldurr, Milotic, Metagross, Klefki e Landorus T, ovvero Landorus Therian. Il lead che mi aspettavo era o Klefki o Landorus Therian, e infatti mando Sableye in ogni caso perché Sableye ha Burla. Con Burla potevo provocare Klefki e non fargli mettere le punte o usare mosse di stato se fosse stato più veloce, mentre dato che con Burla si ha la proprietà con alle mosse di stato, con Fuoco Fato avrei scottato quell'Andorus. Quindi senza perdere altro tempo andiamo subito alla lotta. Ok, lì mi si vede la mia faccia, però vabbè. Parte la sfida con Jackie. Come detto, lui manda in campo l'Andorus, infatti me lo aspettavo, quindi mando Sableye, come già detto dalla preview. Sableye, eccolo là, Sableye contro l'Andorus. Prepotenza di Landorus mi diminuisce l'attacco, ma non è un problema, perché Sableye usa Fuoco Fatuo, non è una mossa che attacca. Ma il Fuoco Fatuo dimezza l'attacco degli avversari. Chiamano sul telefono, però non vado a rispondere perché sto registrando. Landorus l'ha scottato con retromarcia con un brutto colpo, mi fa all'incirca 40 PS, sì, all'incirca. Viene switchato e manda in campo Betoshef, ovvero il suo Conkeldurr. E qui Sableye recupera vita con gli avanzi. Io uso Ripicca, Ripicca è l'unica mossa d'attacco che c'ha il mio Sableye, e probabilmente la potenza è maggiore se l'attacco dell'avversario è elevato, e dato che non è molto efficace, quanti danni ha fatto a quel Conkeldurr è una cosa assurda. Comunque Conkeldurr va per privazione, mi leva gli avanzi, però con ripresa adesso avrei potuto stollargli tutti i turni che voleva stare in campo, perché Conkeldurr è un Pokémon di tipo lotta e le mosse tipo lotta contro i tipi spettro non hanno effetto, anche se Sableye è di tipo buio, perché non ha l'abilità nervi salti che può colpire anche chi non può essere colpito con Conkeldurr. Infatti ce l'hanno soltanto Mega Lapanni e non mi ricordo chi, e Miltank forse, sì, se non sbaglio. Comunque poteva avere gelo pugno, ma non mi faceva quasi niente, e io recupero vita sempre con la ripresa. Allora, adesso manda in campo il suo Klefki, che è più veloce di me, c'ha pure burla pure lui, contro un'onda mi paralizza, io uso provocazione per evitare che mettesse le punte. Ma qui, vabbè, switcho Sableye perché non potevo rimanere davanti a un Klefki, dato che è un tipo folletto, e non so se è una ha solo mosse di stato o anche mosse offensive. Se avevamo anche mosse offensive, se non aveva mosse offensive si sarebbe schiantato contro di me in qualunque caso. Comunque mando Ditto che copia Klefki. Lui usa Assorbi Bacio, ma non mi fa niente perché assumo il typing di Klefki, appunto. E lui manda in campo Landorus prevedendo la mia Tuononda, mossa più che giusta, perché infatti uso Tuononda, che ha un effetto su Landorus che perde vita con la scottatura. E adesso non posso fare nient'altro che ritirare in campo, cioè riprendermi in mano Ditto, perché alla sola scelta aumenta la velocità del Pokémon, però permette l'uso di una sola mossa. Comunque ho fatto anche bene, perché lui usa Terremoto, che ovviamente è super efficace contro Klefki, dato che è un tipo acciaio. Quindi mando Gliscor, su cui non ha effetto. Lui usa Privazione, però la usa dopo che mi avveleno con la Toxic Orb. Gliscor ha la Toxic Sfera perché ha l'abilità Velen Cura, che lo cura quando è avvelenato, e ne approfitto di questo turno per mettere le rocce, perché era l'unica cosa che potevo fare contro questo Landorus, poiché non avevo ancora terremoto in questo set, e poi terremoto contro Landorus non avrebbe avuto effetto. Quindi uso protezione perché lui userà, predictando la sua retromarcia, che era inevitabile per andarsene, così faccio perdere più vita con la scottatura. E adesso lui decide di ritirare Landorus senza usare retromarcia, prevedendo un'altra mia protezione, magari fosse avvenuta, e manda in campo Milotic, che prende danni dalle rocce, anche se pochi,
E io ritiro Gliscor. Ritorno Gliscor per mandare in campo Ditto, più che altro per vedere che mossa aveva quell'Andorus o qualsiasi altro Pokémon fosse entrato in campo. Infatti Ditto con Sosia, la sua abilità nascosta, riesce a copiare Milotic. E qui tra le mosse mi pare che c'aveva Ripresa, Vento Gelato, Idrovampata e non mi ricordo cosa. Lui manda in campo Venusaur aspettandosi la mia Idrovampata, infatti arriva. L'idrovampata di Ditto trasformato in Milotic che non scotta Venusaur, non gli fa niente praticamente. E questo Venusaur non è Mega ma c'ha gli avanzi al posto della Fangopece. Vabbè, forse non aveva la Fangopece, ha messo gli avanzi. E comunque Venusaur Mega, Venusaur non Mega non se ne vedono molti in giro. Io mando in campo Talonflame aspettandomi una sua mossa tipo Erba, che infatti arriva dai Parassiseme. E Parassiseme la uso pure io questa mossa, molto stallosa e bastardella. E Talonflame non lo volevo proprio con i semi addosso, quindi lui prende vita con i semi che ha messo prima, anche se ne recupera, oh, quasi tutta ne recupera. Io ritiro Talonflame aspettandomi, non lo so, non lo so perché ho mandato Starmie, boh, soprattutto per levare i Parassiseme e basta, però perché ho mandato Starmie non lo so, comunque lui ha switchato, questa cosa è a mio vantaggio. Lui manda in campo Klefki che galleggia in aria grazie a un palloncino per evitare di essere colpito dalle mosse tipo terra. Io ritiro Starmie e mando in campo Gliscor. Lui usa le punte in occasione di questo switch mette le punte. E adesso io uso Tossina aspettandomi uno switch che però non arriva. Lui usa Ripicca che mi fa poco e niente. 158 PS, mi rimangono con Velencura e recupero tutto. Quasi tutti, mancano solo 2 PS. Comunque adesso ritiro Gliscor e mando in campo di nuovo Ditto. Yeah, il grande Ditto che in questo Ditto mi piace troppo. È un jolly, lo posso usare come difensore fisico se davanti c'è un difensore fisico, come difensore speciale se davanti c'è uno speciale. Per scoutare e vedere che mosse c'ha l'avversario. E quindi è buono. Comunque Klefki usa Ripicca dal turno prima che la voleva usare su Gliscor, ma non è molto efficace su Klefki, cioè su Ditto trasformato in Klefki. E lui giustamente ritira Klefki mettendo l'Andorus aspettandosi di nuovo la Tuonondra. Ma non è così, perché l'Andorus si becca i danni dalle rocce, con la prepotenza diminuisce l'attacco. E io uso Ripicca. Sì, perché mi aspettavo lo switch sull'Andorus, con Ripicca boom, lo mando a pochissima vita, quella che basta per mandarlo giù con la scottatura. Quindi, pietre. Più ripicca, più scottatura, dando a Rusche io. Adesso lui manda in campo Melodic. Non mi ricordo cosa fa. Comunque io non posso continuare a usare ripicca perché Melodic non ha un elevato attacco. È più sullo speciale. Comunque mi aspettavo un idrovampata, un geloraggio molto probabilmente. Infatti arriva l'idrovampata. Bim. Starmie alla resistenza naturale. Comunque si fa un po' di male. Se venivo scottato non era un grande problema perché Starmie ha l'abilità alterna cura che quando viene switchato gli si leva il problema di stato. Comunque uso Fulmine su questo Milotic che avevo visto avere la Life Orb e non il corpetto assalto o non lo so gli avanzi dato che c'era Venusaur. E adesso lui manda in campo Venusaur. Io contro Venusaur non posso fare niente perché il mio Starmie è Choice Specs, ovvero aumenta l'attacco speciale però permette l'uso di una sola mossa e con Fulmine non gli avrei fatto niente a quel Venusaur che usa Giga Assorbimento che colpisce il mio Sableye che non mi riesce a parlare. Magicamente rimane vivo con 6 PS e adesso posso usare Ripresa in tutta tranquillità dato che ho l'abilità Burla come detto prima e quindi anche se sono paralizzato ho la priorità alle mosse di stato. Usa Parassiseme di nuovo, non missa per 2 volte di fila, attenzione. E recupera vita con il Parassiseme, praticamente sto coso è lì, piglia la vita con i Parassiseme. E boh. No, non l'ha ripresa perché era già massimo, ok. Ritiro Sableye e mando in campo il mio di Venusaur, aspettandomi, non so, un sonnifero, un altro Parassiseme, o qualcosa, un gigassorbimento, così avevo la resistenza. E boom, non mi fa niente sto gigassorbimento, non è molto efficace, mi toglie tipo, non ho visto, 10 PS massimo, ma nemmeno. Lui ora ritira Venusaur e manda in campo Betoshef, molto probabilmente per sacrificarlo, perché ormai era morto. Quel Conkeldurr ormai era morto.
Quindi, Mega Evolvo Venusaur lo riconoscete perché sì, è quello che ho usato nei precedenti video, nelle prime battaglie, e ha fatto un bel po' di danni a tutti quanti. E Fango Bomba basta e avanza per buttare giù questo Conkeldurr che aveva pochissima vita. E penso sia stato corpetto Assault Vest, corpetto assalto, chiamatelo in italiano o in inglese come vi pare, quel Conkeldurr. Perché si usa così? Oppure poteva essere scarfato? No, non penso perché l'ho speedato con Sableye. Comunque, lui mega evolve il suo Metagross e finalmente ci rivela la sua Mega. Io adesso rimango in campo. Lui invece predicta lo switch, quindi usa inseguimento, che non mi toglie niente. E uso Sonnifero, che missa. Lui adesso usa Meteor Pugno. E Venusaur riesce a reggere il colpo con 24 PS, riesce ad addormentare al secondo sonnifero questo Metagross. E adesso ne approfitto per questo turno di sonno di Metagross per usare una bellissima sintesi clorofilliana e riprendere quasi tutte le mie energie. E quindi boom, Venusaur usa sintesi. E arrivo a 108 PS. Adesso lui continua a dormire. E io gli metto il parasseseme. Ui, i semini arrivano pure a te, dopo che me ne hai messi due volte di fila a me, li metto io a te, Recupero vita con il parasseseme, gli togli abbastanza, cioè, tutta quella vita soltanto col parasseseme gli ho levato. Lui adesso ritira Metagross dalla lotta e manda in campo il suo Klefki, nuovamente. Io non potendo addormentare o fare qualcosa. Rimettere il Lichseed nuovamente su quel Metagross perché pensavo rimanesse in campo con Metagross. Switch perché ormai non potevo fare niente contro di lui, a parte fare quello. Lui usa Tuono Onda sul mio povero Talonflame che è appena subentrato in campo. Ma comunque con Fuoco Carica riesco a buttare giù quel Klefki, dato che l'Axe è stata dalla mia parte e non mi è rimasto paralizzato il mio uccellaccio rosso. E quindi boom, anche a Klefki è giù. E adesso gli rimangono soltanto Venusaur e Metagross, entrambi Pokémon deboli al fuoco. Venusaur pure al volante. Ma sono andato molto safe di fuoco carica, mentre lui è andato di sonnifero, aspettandosi uno switch molto probabilmente. Forse perché con le altre mosse non mi poteva fare niente, boh. Comunque Venusaur è difensore speciale, non fisico, quindi basta e avanza un fuoco carica per buttarlo giù. Talonflame si prende il recoil, che comunque lo lascia a 60 PS. E adesso rientra in campo Metagross, che è ancora addormentato. Rimane addormentato in questo turno, perché sennò mi avrebbe outspeedato e buttato giù. E io con fuoco carica posso concludere la lotta. Con un crit pure. Non so se il crit serviva, forse no, forse sì, non lo so. Penso di no però. Comunque Talonflame rimane a 20 PS, comunque rimane vivo e abbiamo sconfitto Jackie. Bene, quindi ragazzi, questa qui era la lotta. Se il video è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Passate al canale di Jackie che troverete in descrizione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.